fanno iniziare il progetto, parte, come abbiamo detto, dalla messa a fuoco del tema, no? Ma poi, una volta messo a fuoco, che cosa si fa? C'è qualcuno che comincia a lavorare qui anche nello studio, subito col computer. Qualcun altro comincia a fare, pigli in mano la matita, oppure fa lavorare il cervello senza fare niente, è fondamentale, no? E poi la matita è la prima fase di intervento e di lavoro, l'uso della matita, perché il computer è un mezzo straordinario, ma molto più vincolante e sotto il profilo dell'invenzione molto più lungo. La prima parte dell'invenzione è proprio un insieme di necessità, di immagini, si prende forma con qualcosa che viene appuntato con la matita. Se uno fa dei segni, no? Poi da questi segni si passa a una scala diversa di lavoro, più scala anche mentale, no? Si lavora allora sempre magari con la matita, facendo dei disegni un pochettino più definiti, e una volta che abbiamo capito che questa è la strada a seguire, seguendo, si passa all'uso del computer, che consente di fare delle verifiche che una volta non si facevano. Una volta eravamo vincolati al tennigrafo, per dire. Il tennigrafo condizionava la forma del progetto, perché prima ancora si usava la parallela, e poi si usavano le squadre, e la forma del progetto nasceva anche da questa necessità di rispettare certi angoli nel tracciare le linee, che invece sono completamente superate, cancellate dall'uso del computer. Lavoriamo con un 3D fisico, perché utilizziamo molto i modelli sia in scala ridotta che in scala 1:1 per progettare. Praticamente immediatamente dopo il primo schizzo, sì, che è un appunto di un'idea di quello che si è diventato, e quindi dire come nasce questa idea iniziale è complicato, è sempre diverso ovviamente, quindi nasce da un milione di suggestioni, come in ogni progetto. Dopo questa fase fisica usiamo il 3D invece per una messa a punto magari di proporzioni o tecnica, insieme a dei disegni tecnici veri e propri, quindi di dettaglio. Quello che ricaviamo per il progetto dal modello, questi stimoli, suggerimenti e modifiche, questo work in progress che nasce dal lavoro fatto sulla carta, poi sul modello, poi sul computer, ci permette di confrontare a cosa serve l'immagine prodotta sul computer e a cosa serve invece l'immagine ricavata dal modello. C'è una differenza molto grande, per me almeno, ma credo che sia un po' per tutti. Io ho constatato che l'immagine sul computer non è ben leggibile, inganna agli effetti del risultato finale del prodotto. La matita è il mezzo più veloce per passare da qua a qua. Per cui il primo step, lo schizzo, è tramite la matita arriva velocemente e permette anche la produzione dell'idea molto più facile che se uno partisse direttamente sul computer. Non usiamo molto spesso la prototipazione rapida perché, come diceva Anna, il modello per noi è uno strumento di lavoro, di sviluppo del progetto, per cui mentre il modello viene sviluppato cambia, viene aggiornato, cosa che non è possibile fare con un modello di prototipazione rapida. Il prodotto di design ha un padre e una madre, se si può dire così. Il designer è l'azienda, quindi c'è una,
un'integrazione tra le idee creative del designer, il know-how, l'esperienza dell'azienda, l'esperienza di mercato dell'azienda, la comunicazione, quindi bisogna mettere insieme queste due cose. Quindi la qualità del design, la qualità del prodotto, la qualità del progetto cambia anche in funzione del tipo di rapporto che si ha con il tuo cliente, quindi non è, alle volte diventa impersonale la progettazione e altre volte invece c'è una concretezza e quindi anche un'emozione diversa nel progettare che nasce dal fatto di poter avere rapporti ogni tanto, rapporti diretti degli incontri con i committenti o con lo staff dell'azienda, come nel caso attuale, no? Questo è, secondo me, fondamentale. Molti stranieri lontani non per mancanza di tradizioni specifiche sul modo di fare design che abbiamo noi in Europa, fanno fatica a capire che il progetto non nasce dal progettista, cioè dal designer, cioè il progetto nasce dal designer, nasce dall'azienda, dall'artigiano che è il prototipo, perché ognuno dà un apporto che deve essere colto e utilizzato, il designer deve essere capace di cogliere questi stimoli per mettere a fuoco il progetto e nel rapporto a distanza questo non avviene perché i progetti, specialmente per certi progetti abbastanza complessi, diventa veramente difficile mettere a punto tutti i particolari nel modo giusto. Non ricordo più quale designer celebre ha detto e sostenuto che il design è fatto di particolari. Io credo che questo sia molto vero. Beh, c'è un insieme ovviamente, ma la stessa forma che non è messa bene a fuoco anche nei particolari perde sostanza, perde valore. Non bisogna scoraggiarci di fronte alle difficoltà di definizione del linguaggio della forma. Perché a un certo punto la soluzione arriva, ma bisogna dare il tempo a questa evoluzione, il tempo di maturare. In realtà l'ispirazione, io dico, tra virgolette, continuiamo a copiare, no? L'ispirazione è un riallacciarsi a cose esistenti, a linguaggi esistenti, reinterpretandole. Questo io di veramente nuovo molto difficilmente c'è qualcosa nel design, perché c'è sempre una rilettura con un linguaggio aggiornato di cose fatte nel passato. Questo è sempre stato, no? Per cui poi ci sono delle innovazioni straordinarie, parliamo di architettura o di design, ma perché continuiamo a fare tanto? Perché continuare a fare sedie? Io dico che ormai non sono più un architetto, sono un seggiolaio. La cadrega, perché ho sempre disegnato sedie e continuo a disegnarle e sempre qualche modo diverso per comunicare la forma della sedia e per realizzarla. Quindi mi copio sempre da qualcosa, no? Poi le ispirazioni, Stefano mi ha chiesto quali sono le fonti di ispirazione, ma è la realtà che ci circonda, ma poi i designer che sono bravissimi, che sono stati prima di noi, gli IMSS, no? Che sono per me una pietra miliare nello sviluppo del design e da lì poi uno non può rifare quello che ha fatto James, ne ha fatto
loro anche poi le hanno fatte col linguaggio giusto per l'epoca in cui lavoravano. Che senso ha stare al mondo? Vabbè, c'è un trattato perché, di filosofia. Ma cosa c'è prima, cosa c'è dopo? E poi nascono tutta una serie di interrogativi sul significato di progettare un tavolo rotondo.